ci è arrivati al clou di questa serata, il Festival delle Fisarmoniche al Bolognese. Una festa voluta fortemente da Gianfranco Borgatti, delle Edizioni Musicali Borgatti, che l'ha organizzata con la collaborazione artistica di Maurizio Cocchi. E come abbiamo detto prima, tra l'altro qui oltre a Gianfranco Borgatti ci dovrebbe essere anche Paolino Borgatti. Eccolo qui, grande compositore, grande tutti, si è ampliato quasi 2 metri. Buonasera Paolino Borgatti, buonasera. Allora, ritorniamo a questa serata. Come vi ho detto prima, verranno presentati 16 brani assolutamente inediti. Verranno interpretati da 10 grandi fisarmonicisti bolognesi e voi tra l'altro avete la possibilità di portarvela a casa questa serata grazie ad un CD che è stato realizzato dalle Edizioni Musicali Borgatti, un CD squisitamente finziano, ma che strizza l'occhio anche alla musica da ballo, perché all'interno troverete le mazurche, i valzer, le polche, ma anche i tanto amati balli di questo periodo, quindi le cumbie, mambo e fox. Tutti gli ingredienti, quindi per chi ama ballare, per chi ama ascoltare la musica. E se mi passate la metafora, credo che gli ingredienti di questa serata siano un po' come in cucina i sapori che tanto amiamo. Ad esempio, quando ci troviamo davanti un bel piatto di tagliatelle al ragù, la nouvelle cuisine passa subito in secondo piano, così gli ingredienti di questa sera, le note di queste fisarmoniche ci portano indietro nel tempo, alla musica quella genuina, quella di una volta, quella che ha fatto ballare intere generazioni di bolognesi, alla Fiduzia ovviamente. Allora, vediamo subito la prima coppia di fisarmonicisti di questa sera, sono Andrea Scala e Roberto Gamberini. Andrea, non mi sono dimenticata questa volta, sei stato il primo ad essere nominato. I primi due fisarmonicisti bolognesi che questa sera interpreteranno un valzer, il valzer della Sporta, e anche la Sporta è proprio bolognese. Ascoltiamo il valzer della Sporta, Andrea Scala e Roberto Gamberini, per voi. Thank you.
grazie mille, grazie, grazie davvero. E allora credo che passiamo subito al prossimo ospite, perché c'è un turnover veloce, perché i brani sono tanti, sono 16, e chiamiamo sul palco il nostro Tiziano Pinazzi, che tra l'altro è la ospite proprio a Musica Maestro un paio di giorni fa, e ci ha partecipato non da musiche ma almeno un titolo, una bella mazzurca dal titolo Nati. Benvenuto Tiziano, a te subito la musica. Voglio dirvi che potete ballare, anzi, fa molto piacere agli artisti vedervi ballare. La mazzurca, prego.
fatto da un grande fisarmonicista. Possiamo dire che la Pinuzzi deve molto al grande maestro Ruggero Passarini. Vogliamo ad ascoltare questa composizione. Anzi, dicono che devo parlare un po' più forte perché non si sente. Va bene così. Va bene, allora il grande maestro Ruggero Passarini con un bel tango. Gianita, per voi. Piccolina, Gianna e Gianita. Perché Ruggero
regista, voi sapete che è un super nonno, ha allevato quasi una squadra di calcio, eh? Complimenti a Ruggero, che abbiamo sul palco una brava e bella fisarmonicista bolognese, lei è Cristina Cremonini. Benvenuta Cristina. Questo brano è una begin che è stata composta niente poco di meno che da Paolino Borgatti, che ringraziamo, in collaborazione naturalmente con Cristina. La begin si intitola Passione Italiana. Italiana Cristina Cremonini. Adesso subito sul
palco un altro fisarmonicista. Oggi, dove hai messo la sciarpa della Juve? Sai che oggi è il compleanno di Alessandro Del Piero. Ma è vero, tu sei interista, che errore che ho fatto, che errore. Vabbè, ogni tanto qualche gaffe. Stefano Rinari, un foxtrot, si intitola Boston.
Tarsa. No, è che ci sono diverse correnti. Comunque la tarantella, balla tarantella, Manuela Turrini. Grazie, grazie. Intanto che aspettiamo sul palco Gian Piero Strada, vorrei ricordare che i brani che stiamo ascoltando sono contenuti in un CD, si chiama Fisarmonica alla Bolognese. Eccolo, Gian Piero Strada ci presenta un bel mambo, e avete visto la varietà delle musiche contenute in questo CD, in questa serata, Gian Piero Strada con Amigos. Thank you.
subito spazio ad una mazurka. Intanto che aspettiamo Andrea Scala, volevo dire a quelle 10-20 signore che prima mi hanno chiesto di Maurizio Rizzi, è arrivato, eccolo qui se volete ballare. Maurizio è un bravissimo ballerino di mazurke in particolare. Andrea Scala ci propone questa mazurka dal titolo Stracciatella. Thank you.
questa polca dal titolo Gardenia. Io non voglio essere scortese nei confronti degli ospiti perché non scambio neanche due parole con loro, ma lo faccio proprio per non togliere tempo a voi che avete voglia di ballare. E adesso, come avete visto, è tornato sul palco il... Ma dove va? Là? È grande questo palco, ma siamo in tanti e siamo certe volte anche un po' stretti. È tornato il maestro Ruggero Passarini, ancora un tango, il titolo questa volta è Amame. Lo stesso successo passeggiando per Bologna. Massimo
per Bologna. E adesso richiamiamo sul palco Davide Borghi, perché ritorna la tarantella e il titolo è un po' più semplice perché si chiama Tiramolla. Davide Borghi.
perché torna sul palco del Cameron Cristina Cremonini, che chiude questa compilation con una cumbia, la cumbia del re, Cristina Cremonini. Ringrazio soprattutto i fisarmonicisti, che invito a salire sul palco per una foto ricordo. Se tutti i fisarmonicisti si possono avvicinare, e poi devo dire che questo è un progetto che è nato da un lavoro di squadra con Maurizio Cocchi,
e con altri collaboratori che hanno affiancato il lavoro di Cocchi, come ad esempio Giulio Cagnano che è qui stasera, Silvio e tanti altri. E devo assolutamente ringraziare la gestione del locale, mio padre che comunque è stato un sostenitore di questa iniziativa. Un grazie particolare a Ruggero Passerini che ha aderito da subito a questo progetto. Quindi grazie a tutti, grazie a voi e parliamo per la Fisarmonica del Bolognese. Una buona serata, un buon proseguimento. Aspetti, siamo amicisti però, perché vorrei averli tutti qua. Quelli che stanno arrivando, Manuela, Andrea, Roberto, Ruggero. Eccolo qui, Ruggero, posto d'onore. Beh, ci mancherebbe. Massimo, eccolo qui. Anche perché per salire è un po' impegnativo, ecco, con il Morgante che sta arrivando. Ecco qui, mettiti in favore di Preda. Roberta Predieri è qui con noi che ha animato la serata, che si sta nascondendo dopo. No, si avanti, signore. Bene, ecco. Stefano Linari, ecco. Ci siamo tutti? Bene. Sono io. Smile? Grazie a tutti ancora, grazie a Ruggero Passarini. Io posso ricordare che le riprese di questa sera le trasmetteremo domani su Musica Maestro. Se tutto va bene, a partire da mezzogiorno trasmetteremo almeno 10 dei brani che abbiamo ripreso, grazie anche a Maurizio che è venuto a darmi una mano, e grazie Maurizio. Quindi adesso la parola torna all'orchestra di Massimo Mutriesi. Ancora una buona serata a tutti, grazie.